Buongiorno, sono Paolo Gallarati, già professore di storia della musica e drammaturgia musicale nell'Università di Torino e socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze. Visto che per ragioni di forza maggiore questo sfortunato 2020 non ha dato modo di celebrare nel modo che sarebbe stato più naturale, ossia con i concerti, il 250° anniversario della nascita di Beethoven, ho pensato a una rievocazione ideale. Non farò però un discorso celebrativo, ma vi presenterò un documento di bruciante immediatezza esistenziale, di grande spessore ideologico, che Beethoven scrisse a 32 anni, consegnando ai posteri la chiave per intendere la portata del suo dramma personale e anche alcuni aspetti essenziali della sua arte. Si tratta del cosiddetto testamento di Heiligenstadt, che Beethoven scrisse nell'ottobre del 1802, in questo sobborgo viennese di Heiligenstadt, dove si era recato d'estate per cercare di trovare un po' di sollievo alla sua salute. Anche se stabilire rapporti tra arte e vita può dare adito a pericolose forzature, e nei grandi artisti è di solito la vita che viene spiegata dall'opera e non viceversa, in questo caso è impossibile scollegare la produzione beethoveniana dalla presa di posizione esistenziale che Beethoven espresse in questo famoso testamento di Heiligenstadt. Il documento è indirizzato ai due fratelli, Caspar Karl e Nikolaus Johann, e l'attacco ci mette subito di fronte a una drammatica condizione personale. Scrive Beethoven: O voi uomini, che mi credete ostile, scontroso, misantropo, che mi fate passare per tale, come siete ingiusti con me. Non sapete la causa segreta di ciò che è soltanto un'apparenza. Il mio cuore e la mia mente erano sin dall'infanzia inclini al tenero sentimento della benevolenza e avrei anche sempre voluto compiere grandi azioni. Ma pensate solo che da 6 anni sono colpito da un male inguaribile, reso più grave da medici insensati che mi hanno ingannato anno dopo anno, facendomi sperare in un miglioramento illusorio, con la prospettiva finale di una menomazione permanente, la cui guarigione durerà magari anni, se non è addirittura impossibile. Beethoven qui prende atto, quindi, pubblicamente, della crudeltà con cui la natura lo ha colpito, infliggendogli la pena più grave per un musicista, cioè questa sordità che, come ha scritto, si era già manifestata da alcuni anni, dapprima con fastidiosi ronzii, poi con una perdita sempre più accentuata dell'udito. Comincia ad esporre nel testamento spirituale le conseguenze che questo fatto comporta nei suoi rapporti con la società. Nato con un temperamento ardente e vivace, persino aperto alle distrazioni della vita sociale, ho dovuto presto isolarmi, vivere in solitudine. Ogni tanto ho ben cercato di superare tutto ciò, ma l'esperienza doppiamente mortificante del mio cattivo udito mi ha duramente richiamato alla realtà. La conseguenza è dunque un progressivo isolamento dalla vita sociale. Ma soprattutto questo limite, questa menomazione, minaccia davanti al mondo la sua credibilità di musicista, donde il tentativo doloroso di nasconderlo. Come avrei infatti potuto dire agli uomini: parlate più forte, gridate perché sono sordo? Come poter confessare la debolezza di un senso che dovrei possedere più degli altri, un senso che un tempo possedevo in realtà al più alto grado di perfezione, come pochi altri del mio mestiere possiedono o hanno mai posseduto? No, non lo posso fare. Perdonatemi quindi se mi vedete stare in disparte, laddove invece mi mescolerei volentieri con voi. Ma non si trattava solo di un ostacolo alla vita di relazione. Per un artista profondamente attratto dalle suggestioni del pensiero, la sordità costituiva anche un ostacolo all'arricchimento intellettuale.
Infatti scrive: la mia disgrazia mi fa doppiamente male perché vengo inoltre mal giudicato. Per me il piacere di stare in mezzo alla gente, di partecipare a conversazioni intelligenti, a proficui scambi di battute, non esiste. E quando è veramente indispensabile avere a che fare con la società, devo restare quasi completamente solo, vivere come un esiliato. Questi scambi di vedute gli erano quindi impossibili. Non che Beethoven abbia dovuto tagliare completamente i suoi legami con la società. Usava i cosiddetti quaderni di conversazione, che erano dei taccuini su cui gli interlocutori scrivevano le loro domande, le loro battute, e a cui Beethoven, rispondeva per voce. Sono documenti oggi importantissimi perché ci permettono di ricostruire sia l'esperienza quotidiana, ma anche i pensieri, gli argomenti che passavano per la mente di un compositore che univa la vocazione artistica anche quella dell'uomo di cultura. La costituzione stessa del musicista cambia con Beethoven, si apre sempre più a istanze extramusicali, poetiche, letterarie, filosofiche, che, come sappiamo, acquisteranno sempre più importanza nella vita degli artisti e dei musicisti dell'Ottocento. Ma c'era il problema più grave di tutti, cioè il problema gravissimo legato al rapporto di Beethoven con i suoni, cioè con la musica. Se mi avvicino a qualcuno, sono subito terrorizzato al pensiero che possa in qualche modo accorgersi della mia condizione. Che umiliazione quando qualcuno accanto a me udiva di lontano il suono di un flauto e io nulla, o quando udiva un pastore cantare e io sempre nulla. Questi fatti mi portavano al limite della disperazione e poco ci mancò che non mi togliessi la vita. Solo l'arte mi ha trattenuto dal farlo. Mi è parso impossibile lasciare questo mondo prima di aver pienamente realizzato ciò di cui mi sentivo capace. Dunque Beethoven prova la tentazione di uccidersi, ma come scrive nel Testamento, solo l'arte lo trattiene dal farlo. La creazione artistica quindi acquista una funzione salvifica e questo si riflette sulla natura stessa della musica. La musica non è più, come avveniva nel Settecento, un'espressione sia pure altissima di un raffinato artigianato. Non è più un oggetto che vive di vita autonoma, staccata da quella dell'autore, ma diventa espressione stessa della sua condizione esistenziale. Diventa mezzo di conoscenza di valori superiori. Tramite tra l'uomo e l'infinito è la nuova concezione della musica romantica che Beethoven vive nella propria esperienza personale. Nella sua esperienza personale si realizza quella funzione redentrice della musica che era stata teorizzata solo 2 anni prima dal filosofo Wilhelm Heinrich Wackenroder. Nello scritto Fantasie sull'arte per gli amici dell'arte del 1799. La musica e l'arte in genere trasfigurano il dolore, facendolo oggetto di contemplazione estetica. Il contrasto quindi tra l'io e il mondo viene sanato e l'uomo entra in una totalità gioiosa che lo redime e che lo eleva. Qui sta il beneficio dell'arte, che in Beethoven acquista però anche una fortissima valenza etica, perché questa affermazione della vita sulla morte, cioè la decisione di continuare a comporre, nasce dal senso del dovere, dalla responsabilità di non sprecare i doni che la natura ha dato all'artista e che egli è chiamato a distribuire, a regalare all'umanità. E lo dice esplicitamente. Così ho prolungato questa vita miserabile,
veramente miserabile di un corpo così sensibile che qualsiasi cambiamento un po' brusco può trasformare il mio stato di salute da ottimo a pessimo. Pazienza. Spero che questa mia risoluzione resista finché le inesorabili parche vorranno spezzare il filo. Forse andrà meglio, forse no. Sono preparato. A 28 anni essere costretto a diventare filosofo non è facile. Per un artista è ancora più duro che per qualsiasi altro uomo. La decisione era già stata presa precedentemente. Come mostra la frase scritta all'amico Franz Gerhard Wegeler nella lettera del 16 novembre 1801, in cui Beethoven scriveva: «La mia forza fisica da qualche tempo cresce più che mai e le mie forze spirituali oppure. Ogni giorno mi avvicino al fine che io sento ma che non posso descrivere. Solo così può vivere il tuo Beethoven, senza pace. Io voglio afferrare il destino alla gola, esso non mi deve assolutamente piegare. Oh, è così bello vivere la vita mille volte». Quindi la lotta contro se stesso e le tentazioni della rinuncia assumono, come sappiamo, in certe opere delle dimensioni titaniche. E per un musicista, pensate che cosa significa non voler verificare l'effetto dei suoni che sta creando e doversi affidare esclusivamente all'immaginazione dell'orecchio interno. C'è anche proprio in questa esperienza una dimensione fisica di lotta contro se stesso, di superamento dei propri limiti fisiologici. Accantoniamo la retorica che è fiorita su questa dimensione conflittuale di Beethoven con se stesso e con il proprio destino d'artista, ma certamente sta di fatto che la produzione del cosiddetto periodo eroico, quello appunto che culmina nella terza e nella quinta sinfonia, perlomeno ha le sue composizioni più significative, si fonda sulla rappresentazione di enormi contrasti, di enormi linee di forza. Nella quinta, pensate, com'è esplicito l'itinerario che dai tremendi rintocchi del primo movimento, il famoso tema del destino, a poco si evolve e, come dire, respinge in secondo piano questa pulsazione ritmica delle quattro note, che negli altri movimenti ancora compaiono per sfogarsi poi nell'affermazione di valori totalmente positivi alla fine, nell'affermazione vera e propria del bene sul male. Questo travaglio che Beethoven vive, nell'ultima parte del Testamento, porta allo sfogo di una preghiera. Divinità, tu vedi dall'alto il fondo della mia anima, sai che amo gli uomini e desidero fare il bene. O uomini, se mai un giorno leggerete questo scritto, pensate al torto che mi avete fatto e l'infelice si consoli di aver trovato qualcuno simile a lui, qualcuno che, malgrado tutti gli ostacoli della natura, ha fatto tutto il possibile per essere ammesso nella schiera degli artisti e degli uomini di valore. E quindi concludeva rivolgendosi ai fratelli: mi auguro una vita migliore, meno carica di affanni, scusate, vi auguro una vita migliore, meno carica di affanni della mia. Raccomandate ai vostri figli la virtù. Essa solo può rendere felici, non il denaro, lo dico per esperienza. Essa mi ha recato sollievo nella sofferenza e lei, oltre che alla mia arte, a lei debbo se non mi sono tolto la vita. Addio, vogliatevi bene. Questo è un tema importante. L'afflato etico, il tema della virtù. Beethoven lo celebrerà di lì a poco nell'opera Leonora, rappresentata nel 1805. Rifatta una prima volta nel 1806, poi trasformata nel Fidelio del 1814, dove è appunto la virtù che sostiene, lega e rafforza il rapporto tra la coppia protagonista attraverso la forza dell'amor coniugale.
in un concentrato ideale di tutte le virtù cristiane. E nelle ultime righe del testamento concludeva: con gioia vado incontro alla morte, ma se essa mi coglierà prima che abbia avuto occasione di sviluppare interamente i miei talenti artistici, sarebbe per me, malgrado il mio duro destino, troppo presto e vorrei che venisse più tardi. E tuttavia sarei contento lo stesso, perché non mi libererebbe forse la morte da uno stato di infinita sofferenza? Vieni quando vuoi, io ti vado incontro intrepidamente. Addio. Non dimenticatemi completamente, quando sarò morto me lo sono meritato perché nella mia vita ho spesso pensato di rendervi felici. Siatelo. Ludwig van Beethoven, Heiligenstadt, 6 ottobre 1802. Così si conclude il testamento. Ma evidentemente questi pensieri frullavano nella mente di Beethoven con tormentosa persistenza. E infatti, alcuni giorni dopo, il 10 ottobre, aggiunge un postscriptum a ciò che aveva scritto precedentemente. Prendo congedo da te e con quanta tristezza, da te, amata speranza, con la quale qui sono venuto nella prospettiva di un'almeno parziale guarigione. Ora mi devo abbandonare completamente. Ora mi deve abbandonare completamente, come cadono appassite le foglie d'autunno, così anch'essa si è per me disseccata. Me ne vado, quasi nello stato in cui ero al mio arrivo. Persino il coraggio superbo che spesso mi sosteneva nelle belle giornate estive è svanito. O provvidenza, concedimi una volta un puro giorno di gioia. È da tanto tempo che la mia anima non ode più l'intima eco della vera gioia. O quando, o divinità, quando proverò di nuovo la gioia nel tempio della natura e degli uomini, mai no, o sarebbe troppo duro. La china per risalire dall'esperienza espressa, drammatica, espressa nel Testamento, al godimento della gioia era ancora ripida e lunga, ma Beethoven la supererà, questa faticosa salita. Sarà la consapevolezza e la tranquillità prodotta dal dovere compiuto che gli permetteranno, a partire dalla sesta sinfonia, la pastorale, e poi nella settima e nell'ottava, di rappresentare l'idea e la rinnovata esperienza della gioia, sino alla trionfale apoteosi dell'Inno alla Gioia della Nona Sinfonia, che Beethoven diresse il 7 maggio del 1824, rischiando di mandare in aria l'esecuzione perché era ormai completamente sordo. Ma l'intera sua arte si era trasformata ormai nel terzo stile, in cui la rappresentazione dei conflitti umani, colta nella loro immediatezza e nella loro forza dialettica, viene superata da una visione più riflessiva sulla vicenda dell'uomo e del suo destino. Ma sarà allora un altro capitolo che si aprirà nella storia artistica e musicale dell'Occidente. Grazie.